Il sé di ogni essere umano si forma nella sua totalità attraverso la relazione, che a sua volta è formata da varie fasi. La prima fase è l'accettazione. Questo è il fondamento dell'essere, essere accettati dalla madre, dal padre, e in seguito dagli altri, dalla società. È il processo che rende possibile la formazione e lo sviluppo della personalità sana e capace poi di autorealizzarsi. L'io si forma solo nella relazione con il tu, che lo accetta. Senza questa relazione primaria ci si identifica con che? Con nulla, con l'assenza del tu. Ci si annienta, si muore come persona e come membro della società. L'altra fase è il sostegno. Il sostegno è ciò che fa crescere l'essere. Essere sostenuti è il ricevere amore, attenzione, contenimento, contatto, calore, cibo, cura, protezione, primariamente da una madre che può dare tutto questo abbondantemente attraverso il ricevere, si sviluppa e cresce il potere del nostro essere, dell'io e dell'intero organismo. La qualità del benessere, buon umore, coraggio e vitalità personale è un riflesso di ciò che è stato comunicato dagli altri in questa frase. Un blocco di questo processo produce un indebolimento dell'essere, della personalità e della capacità energetica del bambino che svilupperà come schema di sopravvivenza un carattere orale, depressivo, debole, sotto radicato di energia, cronicamente dipendente, depresso e che si aggrappa agli altri per ricevere nutrimento emozionale e sostegno anche da adulto. Lo status è l'altra fase. Lo status è la posizione esistenziale di una persona amata e soddisfatta, che è stata pienamente accettata e sostenuta, per cui è diventata se stessa e consapevole del suo valore ed è ora pronta ad investire le sue energie nella relazione con le altre persone e con il mondo. Può amare come è stata amata, può dare come ha ricevuto, coraggiosa, libera dalla dipendenza delle prime due fasi per andare verso gli altri e verso il mondo in modo maturo, non soffocato. L'altra fase, l'ultima fase, è la realizzazione, è l'attuazione delle proprie potenzialità, del proprio essere attraverso le relazioni interpersonali, il lavoro. Realizziamo ridonando creativamente ciò che abbiamo ricevuto nelle prime fasi. Il ciclo dinamico dell'essere può venire bloccato in ogni momento della vita. Quanto più precocemente sarà il blocco, tanto più grave è la psicopatologia e la depressione che ne deriva. Una persona che è stata sufficientemente accettata e sostenuta, che ha sviluppato un maturo senso di status e di valore personale e che si è realizzata nella vita, affronta una perdita, un trauma, un lutto con una sufficiente riserva di energie e di fede in sé e nella vita. La depressione reattiva alla perdita sarà sana e contenuta, ma se non avrà ricevuto sufficiente accettazione e sostegno e quindi avrà uno status e un livello di realizzazione debole, reagirà alla perdita, al trauma, deprimendosi gravemente perché non ha sufficiente fede, energia, nutrimento, l'esperienza dell'essere amata e dell'amore dentro di sé per reagire bene. Usando questo modello possiamo comprendere la depressione come l'inevitabile reazione al blocco o all'indebolimento del ciclo dinamico dell'essere.